Io tralascio gli articoli di giornale, si chiede l'assessore Di Pietro, controllo suo fatto, stile controllo suo fatto. Però mi voglio ricordare a me stesso e ai pochi che erano presenti nella riunione con l'assessore all'urbanistica regionale, l'architetto Cano. C'erano i tecnici, non c'era l'architetto, ma c'erano i suoi colleghi tecnici, sembra che lì non c'era. Sono stato uno di quelli che ha spinto, che ha chiesto il consumo di suolo zero e l'ha fatto muovendo dalle conoscenze che aveva. Sono quelle dell'attuale piano regolatore vigente del comune di Mieto Porto Salvo. È un piano, ho sempre detto, non mi vergogno di dirlo, per quanto mi riguarda ultra sovradimensionale. Qualcuno magari avrà difficoltà, chi non è tecnico a capire che significa sovradimensionale, però i termini tecnici purtroppo non li possiamo coniare diversamente. Significa che chi non è del mestiere, che si può edificare tantissimo altro, non consumo solo zero, non si può consumare più suolo. Questa era un'altra sfaccettatura. È sovradimensionato perché ce ne stanno tantissimi altri terreni in cui si può costruire. Magari riuscissimo a incassare l'IMU per tutti questi terreni. Io l'ho richiesto quando abbiamo fatto la riunione, erano nella prima decade di dicembre, e ci siamo dati delle scadenze e dei tempi. Sapevamo della scadenza del 31 dicembre e abbiamo richiesto che il quadro conoscitivo complessivo, io dico sempre che non faccio l'ingegnere ma faccio lo spredico, perché mi viene facile non dare spiegazioni, far finta, mi viene meglio far finta che non so quando so. Allora, la scadenza del 31 dicembre, ci siamo dati il termine del 18, 20, del 15, non oltre il 20, per ricevere la bozza di delibera e il quanto ci metteva nelle condizioni di andare a deliberare sul piano strutturale associato, che non è il piano regolatore di vento, è un piano che coinvolge più comuni, quindi un qualcosa che va fuori delle righe. Io ricordo quell'intervento e ho semplicemente detto: guardate che vogliamo sapere nel complesso, l'ho detto in quella riunione, l'ho detto il giorno dopo nella riunione che abbiamo fatto nel Pensolo Comune di Mieto. Vogliamo sapere, e tutti devono sapere strategicamente, quello che succederà in questi comuni. Nella fattispecie, se nel comune di Mieto viene realizzato l'ospedale e in quello di Bagalani il campo da calcio o l'albergo alla roccaforte, quanto si può fare, dove si può fare e come si farà. Allora noi abbiamo atteso. Allora il primo comune a deliberare è stato il comune di Bagalani, che si è fatto da solo la delibera, che se la andiamo a guardare è molto diversa da quelle che hanno fatto gli altri, sulla falsa riga di quello che ha prodotto il comune capofila con il RUP, che e il nostro architetto. A noi, onestà per onestà, la delibera di giunta comunale è stata portata a brevi mano il 27 attorno alle 13:30. Allora, la delibera di giunta e la delibera di consiglio, non c'è una lettera di trasmissione, è arrivata all'attenzione del presidente del consiglio e del sindaco, quella di giunta del sindaco, quella del consiglio il 27. La forza del nostro architetto. Poi magari i fatti non piaceranno a chi li sente, perché vediamo cosa ha scritto. Questo è quanto. Allora, come tecnico, come sindaco e come comune capofila, vado a controllare gli atti che abbiamo richiesto. Mancava all'attenzione del consiglio e quindi dei consiglieri tutti, perché caro consigliere Minni, tutti sono tecnici, quindi forse hanno
un pochettino più di difficoltà a recepire e a capire certi meccanismi e certe nozioni. Allora, noi abbiamo detto io stesso al Presidente, convoca ugualmente nelle more la conferenza dei servizi dei capigruppo, convoca la conferenza dei capigruppo, conferenza che è andata deserta. Alla conferenza dei capigruppo eravate presenti lei, il Presidente e il capogruppo di Nazario, giusto? Quella del 27? Deserta, perché praticamente nessuno si è presentato. Quindi potevamo ugualmente convocare il Consiglio, potevamo ugualmente fare la lettera di giunta, ma abbiamo intesa non farla semplicemente perché mancava quello che noi abbiamo chiesto e che abbiamo richiesto, consigliere Minni, e che ci è pervenuto con mail il 26 di gennaio, dove c'è l'allegato che noi vi abbiamo trasmesso, che è l'allegato documento ricognitivo di valutazione del livello di valutazione del piano vigente complessivo. Qua si parla della, finalmente sappiamo, perché non tutti hanno la possibilità o la capacità, vi chiedo perdono se dico questi consiglieri, però non è facile, manco per me, andare a sommare le varie superfici dei vari comuni con le percentuali. Oggi, solo il 26 di gennaio, sappiamo quant'è la superficie in eccedenza complessiva in tutto il territorio dell'attuale piano strutturale associato. Questo è l'unico e il vero motivo per cui noi non abbiamo deliberato entro il 31. Poi si sono scatenati i consiglieri, Iaria e Bugnini. Dice, questa è la domanda che le pongo, architetto, non avendo aderito alla strategia di consumo solo zero, al merito si rischia di veder decadere le destinazioni d'uso che non siano A, B o C, quindi se noi non, che non siano A, B o C, allora se noi non votiamo il suo zero, modifichiamo la A e la B o la C, la B e la F? Sicuramente non modifichiamo entrambe. Un gruppo è una cosa, l'altro gruppo è l'altro. Quindi la prima grande stronzata che si vede sui giornali. Presidente, il colore del colore secondario del vino, poi abbiamo anche il sindaco di sforzarsi. Ecco qua, non avendo aderito. Presidente, sforzarsi per quanto è difficile al mostrare sempre quest'Aula di parlare di parlare. Non avendo aderito alla grande. Non si deve sforzare, sono se le piante. Architetto, non avendo aderito alla strategia consumo solo zero a merito, si rischia di vedere decadere le destinazioni d'uso delle zone che non siano A o B o C, ma su cui, questa è l'altra cosa non corretta, così forse piacerà di più, la cosa non corretta che scrivono e la scrivono sui giornali, rischiano, ma su cui siano già approvati i piani attuativi lottizzazione. Quindi se noi non facciamo, questo è scritto e controfirmato, se noi non facciamo il suo zero, ove ci siano delle lottizzazioni approvate, queste le cadono. Queste sono anche io, non mi rispondo, ora rispondo loro, solo lo deve rispondere a me, lo devi dire a chi ha scritto sui giornali che non è così, perché infatti io non ho voluto, perché non ricordo i giornali la mattina, ho altro da fare, non ricordo Facebook, non ricordo il web, mondo del web, tanto come ho detto prima c'è la pratica e la teoria, evidentemente nella pratica sfugge qualcosa che qualcuno deve imparare nella teoria. Poi consigliere Aria, consigliere Minni, prima di entrare nello specifico, vista l'ennesima pessima figura, questa faceva parte della loro interpellanza,
vista l'ennesima pessima figura che crediamo rinneghi definitivamente merito a un ruolo marginale e di scarsa considerazione da tutti i partner istituzionali locali e regionali. Qual è questo termometro che ti consente di fare queste affermazioni, consigliere Nini? È il tentativo di bassissimo profilo, quindi lei dà lezione sul mio comportamento etico-morale, forse, lo vuole fare, del sindaco De Curis, di scaricare colpe di questa clamorosa decapitazione su altri sindaci. Chi ha mai menzionato o parlato con altri sindaci che la colpa è di altri? Che hanno invece deliberato per tempo. Non ho mai detto questo. Ho detto che ci sono delle delibere che non sono identiche. Gli impegni erano quelli assunti in maniera non unilaterale, in maniera unitaria, complessiva e totale, da tutti i sindaci, che avremmo votato un'unica delibera. Qualcuno, sapendo in anticipo che non era in sito, non era nel comune, nel periodo a cavallo tra il 27 e il 31, ha fatto una delibera, è andata a riguardare il comune di Pagalato, che è molto diversa da quella che poi l'assessore Rosso dice che se c'è qualcosa non badiamo per distottire, superiamo qualsiasi ostacolo, è un'altra cosa. No, non ho detto questo, io ho detto che i Pagalati. Allora, Presidente, visto che mi dicono che mi devo sforzare a usare un corretto linguaggio, allora loro si permettono di scrivere, o peggio ancora, che il sindaco scarica sulle minoranze consiliari meritesi. Io non mi vergogno di dirlo, sono stato a Catanzaro per parlare del suo zero e mi è stato detto in quel di Catanzaro: stia tranquillo sindaco, avrà i voti della minoranza. Io ho chiesto scusi, ma non mi servono. Ma di quale minoranza sta parlando? Della minoranza che si è premurata di dirle che verrà a votare? Non ci servono, perché riusciamo ad andare avanti, contrariamente a quanto scrivono, che nei duri non ha la maggioranza o una maggioranza risicata. Consigliere Minniti, col suo e senza il suo di voto, fin quando ci sarà Peppe Meduri, cambia poco. Anzi, la invito a non fare per certe affermazioni, perché prima di farle, se lei inizia a contare, vede che il rapporto è 10 a 2. Allora, quando parla di minoranze consigliari, parla al plurale. Lei deve parlare per lei che è presente, o dovrebbe parlare. Dice minoranze meritesi che non sono state mai coinvolte sul tema. Conferenza dei capigruppo non avete parlato, non avete presenziato, assente, deserta. Cioè, smentite quello che fate. Non siete stati coinvolti, scrivete che non siete stati coinvolti. A una conferenza dei capigruppo non partecipate il 27, no, questa la fate in due. Convocate, chiediamo al sindaco di spiegare all'intera cittadinanza quali siano state le motivazioni alla base di una scelta così scellerata che potrebbe incidere negativamente sullo sviluppo urbanistico del comprensorio e su quali siano le soluzioni che potrebbero essere assunte al fine di evitare queste ulteriori disastrose conseguenze per il nostro territorio comunale. A chi è? Se noi oggi non facciamo solo zero, chi mi dice che domani il quadro complessivo di merito non verrà ridotto o implementato? C'è qualcuno che lo può dire? Sicuramente non può dire il consigliere Di Nini, dicendo altre fesserie così come ha scritto in questa lettera, ma non lo può dire la scienza, non lo può dire la legge. E su questo che vi invito a dare dei chiarimenti a chi evidentemente pensa di avere la teoria nelle mani, però nella pratica poi rimane alla prima elementare, a quei famosi cartoni animali, io l'ho detto in campagna elettorale, superati, dove non ci arrivate fatevi aiutare, perché qua l'avete detto non una,
ma 10 cose che ancora non corrispondono alla realtà. Non una, 10. Scrivete, chiediamo al sindaco di spiegare all'intera cittadinanza quali siano state le motivazioni alla base di una scelta così scellerata che potrebbe incidere negativamente. Allora, architetto, se noi implementiamo il suolo, non votando la delibera solo zero, quindi lo implementiamo, facciamo una scelta che è negativa o è positiva? Lei riesce a dirlo? No. Gliel'ha detto. Se noi facciamo il suolo zero, facciamo una scelta negativa o positiva, facciamo una scelta che abbiamo condiviso, concordato e voluto e richiesto come comune capofila all'intera area. Poi invece, non avendo la possibilità di dire altro, fate veicolare sui giornali, questo è il motivo per cui io non ricorro ai giornali e non rispondo, perché forse è la migliore strada, altrimenti ogni giorno sono costretto a dover rispondere per precisare delle cose che voi dite che non corrispondono alla realtà. Questo in quanto consiglieri c'è nella loro, nella mozione che hanno presentato i consiglieri via via e Minniti. Io do per letto l'allegato che ci ha fornito in data 26 l'architetto Federico Oliva, dove leggo soltanto qualche passaggio. Tutti i comuni hanno partecipato fattivamente alla redazione dei vari documenti ricognitivi, quindi nella redazione del documento ricognitivo del comune di Merito Portosalvo ha partecipato il comune e ha richiamato integralmente quanto è stato richiesto, badate bene, allora è concordato assieme, ero presente io, c'era il allora candidato a sindaco Renzo Russo, a cui faccio gli auguri di una pronta guarigione, penso di interpretare il consiglio, una pronta guarigione Renzo Russo, abbiamo dettato delle linee guida, abbiamo fatto un verbale, dove due sono le cose principali che si chiede, la cittadella dello sport e una zona dove possa sorgere un villaggio turistico. Non abbiamo stravolto, non abbiamo aggiunto niente. Chiaramente vogliamo sapere quello che succede nel complesso, quante sono le aree, e non vogliamo fughe in avanti o mortificazione per uno per l'altro. Non siamo il comune che vuole prendere tutto, non vogliamo essere il comune che deve lasciare tutto. Deve essere riconosciuto al merito il comune di capofila, il comune strategico come comune strategico. Se poi qualcuno pensa che basta una mozione per un'interrogazione per dire che abbiamo fatto fare al merito una pessima figura, consigliere Minniti, allora le ribadisco ancora oggi che ci sono tanti tecnici, molti di più di quelli che hanno partecipato all'assemblea pubblica, che non sono quelli del consumo solo zero. Ripeto, è una scuola di pensiero, noi l'abbiamo fatta nostra, l'abbiamo proposta noi, l'abbiamo sposata. Chiaramente quando si dice si prende un impegno deve essere rispettato da parte di tutti. L'impegno era che la delibera con tutti gli allegati dovevano arrivare ai comuni entro il 20 di dicembre. A noi, e ripeto a noi, la delibera da parte dell'ufficio tecnico, della persona dell'architetto Manti in segreteria, e la invito a verificare, è arrivata il 27 dicembre esattamente a che ora del comando, non è mezza. Presidente, corri e convoca, anche se mancano altri, prendi atto di quello che manca, riferisci il giorno dopo, è saltato, come è saltato, non si è presentato, se va bene, lo facciamo così, non muore nessuno, perché non muore nessuno, signore, se non facciamo la delibera solo zero. Sono io che mi chiedo di farla, e non perché sono sotto scacco di quello che scrive la minoranza, che può anche tranquillamente non votare. E non vedo il motivo per cui si è sbracciata per andare dall'architetto Cano a Catanzaro, telefonare per vedere quello che stiamo facendo e a garantire, come se il merito non potesse deliberare quasi quasi, senza i voti di una parte della minoranza. Senza scendere nel dettaglio, senza aggiungere altro, vi dico che quella minoranza, a mio modesto avviso, per quello che ritengo, è proprio la minoranza rappresentata dai consiglieri Minniti e Arrighi. Questo vi chiedo
Per questo motivo, e non interverrò per nulla, chiedo a tutti quanti di non dare alcuna risposta, come non darò alcuna risposta per il taglio offensivo che è stato dato, è offensivo e distorto dal valore reale in questa interpellanza. Chiedo a tutto il Consiglio, è la prima volta che lo faccio, mi chiedo perdono, di non rispondere per ripassare direttamente a voi dopo l'intervento, se vogliono fare l'intervento, il gruppo La Città Cambiata. Architetto, le due domande che ho fatto a cui le chiedo di rispondere, credo gentilmente se le può dare in anticipo, prima ancora dell'intervento, grazie. Allora, per quanto riguarda la lesione a procedimento di sono disorganizzare, non implica nessuna perdita di ottenimento di ottimizzazione già nel precedente comunque caso, perché l'adozione di questo principio, anzi, favorisce principalmente la tutela della risorsa principale, in questo caso del suolo. Il suolo è una risorsa comunque, non è limitata, voglio dire, è una risorsa comunque non rinnovabile, quindi questo principio ci permette di confermare le aree classificate della pianificazione vigente, di vedere quanto è residuo rispetto a quello attuato, quindi ci sono zone A, B, C, D, sappiamo comunque che sono delle zonizzazioni del piano pregresso, della pianificazione pregressa, che comunque ora diventerà territorio urbanizzato, territorio urbanizzabile, aree riconquistate, è proprio una visione diversa del territorio, una nuova pianificazione, con l'introduzione del piano strutturale associato. Ovviamente queste aree sono state quantificate e sono state, c'è stato dato un giudizio per quanto riguarda una percentuale di quanto è attuato realmente, quindi ci sono risultati dell'elezione per tutti i comuni inerenti alla comprensione del PSA, per le zone A c'è un 95% di urbanizzato, per le zone B c'è circa un 70% di urbanizzato, per le zone C un 50%, quindi noi possiamo ancora usufruire di questo residuo per la pianificazione futura. Ovviamente è una tutela dal punto di vista della risorsa del suolo, perché si deve appunto tutelare e non andare oltre, proprio perché si deve rivalutare tutta la vincolistica presente, tutto ciò che ci porta a dare una tutela dal punto di vista idrogeologico, geologico, geomorfologico, proprio per tutte le cose che sono appunto successe e che possono succedere, e si può anche evitare di utilizzare quelle stesse aree prima predisposte magari all'urbanizzato e localizzare in altri punti più idonei. Proprio questo ci permette di fare anche questa introduzione, questa lesione al consumo di suolo zero, ci fa appunto spostare e localizzare delle aree magari che prima erano in punti che giustamente nei piani magari anche datati erano stati localizzati in quei punti che non è possibile edificare. Quindi è tutto, porta tutte note positive questa introduzione al principio di suolo zero. Però non implica tutto ciò che ci è stato attuato, quindi per quanto riguarda le ottimizzazioni non c'è nessun, non è attrattiva la legge, anzi è una cosa che porta a migliorare il territorio. Architetto, posto una domanda che mi è sfuggita, le chiedo perdono. Chiaramente la lesione al principio di consumo suolo zero non implica in questa fase assolutamente alcuna determinazione di natura progettuale o conformativa, assolutamente. E semplicemente va spostata al 30, di tutto questo si tratta, signore, va a spostare al 30 giugno 2017 quelli che era l'attuale piano operatore generale, di questo si parla. Poi è chiaro che noi, come paletto imprescindibile, e l'ho detto dal momento in cui non si andrà oltre il 30 giugno 2017, perché abbiamo assunto un impegno, e l'impegno nostro era quello di saldare, e ho sempre detto nel mentre no, dall'altra parte vedendo, abbiamo dato delle date, le stanno rispettando, le stiamo monitorando, e per questo ho detto, ringrazio lei per la gentilezza, non avevo fatto, mi chiedo scusa, per la gentilezza del tempo che ci ha dedicato, ringrazio l'architetto Costa che tra le mille problematiche ha trovato quel buco, anche per questo abbiamo riservato qualche giorno, perché abbiamo voluto che su questa materia ci fosse qualcuno del gruppo dei progettisti e non l'architetto Manti, con tutto il rispetto.
come voi chiedete nella vostra interpellanza. Perché abbiamo, e noi siamo voluti, abbiamo voluto aggiungere qualcosa che sicuramente rispetto all'argomento, anzi dipendente comunale, qualcuno non potrebbe identificare come tecnico di parte. Non penso che l'architetto possa dire qualcosa per semplicemente per far piacere al sindaco. Quindi è chiaro e deve essere chiaro per tutti che l'adesione al principio di consumo solo non implica in questa fase determinazione di natura progettuale o conformativa, no, bensì solo la definizione di un atto di indirizzo, con la quale tra le altre cose ci sarà il prossimo consiglio regionale, poi speriamo ci sia l'emendamento che ci aspettiamo che possa spostare al 31 dicembre in avanti i termini di scadenza di questa delibera, altrimenti oggi noi abbiamo perso solo tempo. Però, consigliere Minni, è così, noi ci aspettiamo perché se siamo stati a Catanzaro e abbiamo deciso di fare questa delibera, evidentemente qualche impegno e qualche garanzia, sicuramente non come avete chiesto, come ha chiesto qualcuno di voi nella conferenza di Capigruppo, vogliamo una certezza, vogliamo delle garanzie, ci sono delle garanzie. Noi facciamo come siamo abituati a fare i calabuoni, abbiamo preso un impegno, lo portiamo avanti con serenità, ma non ci tagliamo le vene se questo non dovesse venire a compimento, perché aspetteremo il 30 giugno, dopo il 30 giugno tranquillamente diremo, architetto, che lei mi smentisca o mi dia conferma, diremo che il piano strutturale associato dopo anni, tanti anni, è arrivato a compimento. Grazie. A te i consiglieri di minoranza che devono proseguire con la loro risposta. Io ringrazio la presenza dell'architetto e quindi colgo l'occasione per rivolgerle una semplice domanda. Mentre è stato spiegato anche bene l'adesione a suo zero cosa comporta, io vorrei avere qualche nome in più in merito già d'altre ipotesi della nostra non adesione rispetto al quadro esistente. Cosa avrebbe portato e se eventualmente quel qualcosa in un caso di distanza potrebbe essere recuperato in qualche altra fase successiva. Grazie. Allora, intanto il principio di adesione al consumo di suolo zero è stato diciamo, una volontà di tutti i comuni che fanno parte del PSA dell'area Catania e tutto questo infatti porta a valorizzare il territorio inteso come un unico. Quindi il fatto di non soltanto merito non partecipare a questo, diciamo che porterebbe a una visione insomma, diversa, una visione staccata sì, rispetto a quelle insieme. Noi tutte le nostre proposte, cioè a livello di progettazione, comunque tendono alla valorizzazione del territorio nel suo complesso, quindi alle connessioni del territorio nel suo complesso, alla valorizzazione della fascia costiera nel suo complesso, quindi tutto questo porta ad avere un'unione. Certo, porterebbe diciamo a un... No, grazie. Posso? Sì, prego. Architetto, io approfitto della sua presenza. Il sindaco nel suo intervento ha detto che in realtà la mancata approvazione della delibera di giunta e quindi poi successivamente di consiglio... Il sindaco nel suo intervento ha detto che la mancata approvazione della delibera di giunta e quindi successivamente di consiglio è stata determinata dal fatto che attendevano una relazione tecnica da parte del gruppo che si occupa, del gruppo di lavoro che si occupa del PSA. In realtà nella nota integrativa è scritto chiaramente che non è la nostra competenza questa relazione tecnica e che soprattutto questa progettazione in realtà non rientrava tra i documenti che erano necessari per aderire al principio di suolo zero e che al 31/12/2016 si trattava semplicemente di adottare un atto di indirizzo amministrativo politico, fondamentalmente una scelta. Lei conferma questo o è veramente una vostra responsabilità che non avete redatto la progettazione richiesta, la documentazione richiesta? No, noi abbiamo redatto ciò che è stato richiesto, però a fine di fare comunque il consiglio comunale per... Quindi la documentazione era su più che sufficiente, credo, al 31/12/2016 per aderire al principio suolo zero. Credo, avendo fatto già. Ma tra l'altro se noi gli altri comuni, voi lavorate, se gli altri comuni, gli altri comuni avrebbero delle
informazioni? No, i documenti, cioè in altri comuni avevano comunque tutti i documenti. In più, devo dire, in realtà, questo, la visione al principio, per come ho capito io, al momento, a merito, in attesa dell'approvazione del PSA, ci sono molte zone che sono considerate cosiddette zone bianche, cioè la destinazione iniziale, la loro destinazione d'uso, in realtà si è trasformata in una zona bianca, è venuta meno, e quindi sono considerate, non so se è possibile, definire come zone agricole. Sì. Quindi, non hanno le zone bianche che praticamente non hanno in realtà una specifica destinazione, su cui in realtà non si può fare meglio fondamentalmente. La decisione al principio sullo zero avrebbe comportato il recupero delle precedenti destinazioni, perché si dà, forse questo si dimentica di specificarlo, il recupero delle precedenti destinazioni dei vari terreni, con la possibilità eventualmente di presentare nell'arco di questi 6 mesi delle progettazioni, comunque degli interventi da poter realizzare su questi terreni. Inoltre, poi magari la conferma di qualche, inoltre ci sarebbe anche l'opportunità di poter riscuotere l'IMU su questi terreni, perché al momento l'IMU su questi terreni è anche sospesa, quindi si ipotizza anche un caso di danno erariale. Io mi domando a lei anche questo. E quindi io mi domando, quale può essere stato il motivo di non intervenire? Cioè, so che è una scelta politica, io su questo non mi può rispondere, magari mi potrà rispondere sulle precedenti mie domande. In più, la decisione al principio sullo zero era prevista come una deroga dalla legge regionale sull'urbanistica, proprio per accelerare un po' l'approvazione del piano strutturale associato, se non ho capito male, nel senso che attraverso l'adesione il 31 dicembre 2016 alla strategia sullo zero, in realtà si richiedeva anche l'approvazione del PSA entro il 30 giugno 2017. Quindi questa proroga di 6 mesi in realtà è proprio in funzione di accelerare il percorso che sta portando all'approvazione del piano strutturale associato, e con conseguente vantaggio per l'intero territorio. Quindi quando si parla di scelta scellerata, la mancata adesione al consumo solo zero, ritengo che sia dovuto a questo, perché si sono sostanzialmente bloccati i termini per procedere ad un'approvazione del piano strutturale associato, come peraltro viene confermato anche dalla stessa nostra integrazione che è pervenuta, forse eccessiva di non alletta, dove si parla, si dice chiaramente che la mancata adesione da parte del solo comune di Medico, a differenza degli altri comuni che sono stati tempestivi, non vi consente di definire con chiarezza le azioni progettuali da sviluppare, e soprattutto voi sospendete i termini contrattuali in attesa degli ulteriori sviluppi procedimentali. Questo significa che fino a che il comune di Medico non aderisce, ma soprattutto fino a che non ci sarà una reale proroga da parte della regione, della regione sul principio suolo zero, per ora la progettazione del piano strutturale associato viene sospesa, perché da quello che risulta dalla vostra lettera, in realtà la vostra comunicazione, mi sembra che sia questa la conclusione. Quindi io chiedo a lei conferma sulle dichiarazioni che sono state rese in questa notte impegnativa. Posso fare un'altra domanda io, visto che siamo in termini di domani e di domanda? Allora, è chiaro che quando abbiamo proposto, e vi invito a leggere, io non ricordo se è riportato come ordine verbale, quando abbiamo proposto il consumo solo zero, il RUP in realtà, andando fuori dalle reti, con l'intervento che io tra virgolette lo definisco anche un po', cioè, fuori dalle reti, diceva e criticava pure che questo avrebbe dilungato e posticipato i tempi della consegna del piano strutturale associato. Allora la prima e l'unica domanda che ho fatto io, diciamo come condizione di non progettabilità verso solo zero, è se questo avesse diluito i tempi, allungato i tempi della consegna. Mi è stato garantito di no. I tempi, consigliere Aria, glielo dico io tranquillamente, anticipo io la risposta, siamo stati a Catanzaro, quando io sono stato a Catanzaro già 20 giorni fa, ho detto all'architetto Cana e ho comunicato ai tecnici che non sarei andato là per dire che noi avremmo aderito al consumo solo zero senza la condizione di poterlo fare, indipendentemente da quello che era il voto e il supporto dei
della minoranza che correva a supporto. I tempi di approvazione in realtà, sui tempi di approvazione stia tranquilla, erano e rimangono quelli del 30 giugno. Ma sì, ma è sospesa la procedura, è scritto chiaramente che sono sospesi i termini contrattuali. Cioè di cosa sta parlando? Si è bloccato consigliere Iaria, è stato sospeso il 26, ci è stata mandata una letterina il 26, oggi 9. È una lettera. Domani risponderemo che il Consiglio Comunale, nella maggioranza, con la proposta che proviene dalla maggioranza, che glielo preciso, di merito e di cuore, assolutamente, consigliere, così come voglio che l'architetto risponda, se effettivamente è giusto o è sbagliato scrivere e firmare, farlo regolare sui giornali, che merito, non avendo aderito alla stegatoa, ha detto, non avendo aderito alla strategia di consumo solo zero, rischia di veder decadere le destinazioni d'uso delle zone che non siano a 10, in questo momento le zone bianche, consiglieri si sia a 10, significa quante la norma decade, in questo momento sono le zone bianche, le zone C, le zone CT, le zone D, le zone F, che non sono le A e le C. Che non sia zone A, B o C. In corso del patrimonio non è stata approvata l'autorizzazione. Cioè sì, non faccio la faccia compiaciuta perché lei fa un secondo ingegnere, cioè io sono una casalinga. L'importante è che non si vuole essere credibile. E la sto cazziando. Quindi il fatto di non aver aderito al consumo di sotto zero non comporta, non implica, diciamo, come c'è scritto, che venga decada con queste zone A, B o C, e soprattutto dove ci sono già stati dei piani attuativi delle utilizzazioni già autorizzate, già attuate. Queste non decadono? No, non. Ed è quello che abbiamo scritto noi, se lei fa legge, senza, se lei non legge, in realtà se abbiamo scritto già quello che fa. Ma che errore ci vorrebbe? Abbiamo scritto esattamente questo, che la decadenza non riguarderà le zone A, B e C, cui ci sono state già delle lottizzazioni, riguarderà tutte le altre zone, è scritto molto chiaramente, il sindaco interpreta molto suo. Mi dispiace che l'ha messa anche in mezzo, la non avendo il tempo di leggerla. Se vogliamo leggere, se c'è qualcosa da correggere, ma cui si siano già trovati gli adattativi, però questo non è neanche corretto, perché comunque relativamente non circa parentesi è quello. Ma allora, le cadere di destinazione di uso delle zone che non siano A o B o C, ma su cui siano già approvati gli adattativi, quindi per come è scritto, sì, almeno dopo una interpretazione, cioè è come se voi state comunque dicendo che gli adattativi di privatizzazioni già autorizzate possono decadere. No, che non si perché se sono approvate e non è perfezionato la tutelare dei capi, nello spirito. Perché non è completato lì. Sostanzialmente la spiegazione di della sospensione appunto di queste zone, comunque non sono state.
riduce il consumo di suolo zero, perché so che la volontà c'è di poter aderire a questo principio, si arrivano con i tempi a poter completare, diciamo, tutto l'iter entro giugno 2017. Noi comunque tutti i progettisti abbiamo mandato questa lettera entro dicembre, inizio della data di gennaio, però ora siamo a febbraio, quindi comunque anche se abbiamo interrotto le operazioni di, diciamo, lavorazione del piano, una volta deriva, ma una volta aderito al, noi continuiamo comunque a lavorare, indipendentemente, perché è da 2010 che stiamo lavorando comunque su questo piano, purtroppo tramite le varie vicissitudini siamo arrivati con questi tempi, però noi la conoscenza del territorio ce l'abbiamo in troppo, perché abbiamo lavorato tantissimo su questi 8 comuni e non è facile neanche gestire tutte 8. Infatti noi per riportare tutta la riproduzione della pianificazione vigente di ogni piano, di ogni comune, è stato un lavoro comunque molto molto impegnativo, perché si tratta proprio di un territorio vastissimo, già solo il comune di San Lorenzo arriva fino al Parco delle Scomorte, il comune di Grandissimo. Sì, abbiamo comunque veramente, abbiamo un territorio dalla costa alla montagna che rappresenta tutto, tutto quello che ci possa essere da studiare, da lavorarci su, quindi comunque noi abbiamo, avendo le basi, cioè abbiamo comunque tutto questo reso conto di tutte queste aree da poter utilizzare, quindi già fatto questo lavoro, una volta aderito a tutto questo principio, siamo in condizione comunque di completare tranquillamente. Se non ci dovesse essere la proroga regionale, quindi non ci sarà l'adesione da parte del Comune di Merito? No, anche questo, anche se non ci dovesse essere. Quindi anche se non c'è l'adesione del principio solo zero da parte del Comune di Merito, si può comunque giungere alla conclusione del PSA? Allora, la questione dell'adesione al principio di solo zero, come dicevo prima, essendo comunque tutti i comuni aderiti a questo principio, è bene che comunque tutti siano conformi alle scelte, ma è comunque stata una conclusione del quindi è io chiedo tanto grazie per la sua presenza qui oggi, vorrei farle delle domande molto puntuali, magari necessitano di una risposta semplice. Ad oggi la proroga della regione non c'è, mi confermo questo, sì o no? Ad oggi la proroga dei termini previsti in questa data del 31 dicembre 2016 non c'è. Sì, che su io ci sono le condizioni per. Io l'atto ufficiale non c'è. L'ho detto io. Ma ci sono le condizioni per. Sì, sì, conosco anche quali sono alcune delle condizioni. E non essendoci la proroga, aderendo oggi al Comune di Merito a termini scaduti, le premialità previste dall'articolo 27 quadro della legge regionale toccano al Comune di Merito, perché c'è un gioco delle premialità, no? Ad oggi, in assenza di proroga, poi in futuro vedremo cosa succederà, mi auguro che ci sia, non dipenderà certamente dalla richiesta di merito, questo lo posso sottoscrivere, ma da altre, da tutta un'altra serie di valutazioni. Ad oggi il Comune di Merito usufruirà delle premialità previste dalla legge regionale, sì o no? Ve lo dico io, se qualcuno ha informazioni diverse mi può sentire. Ad oggi, 9 febbraio, non soffrirà nessuna delle premialità previste. Questo lo posso dire. Le aveva accennato una domanda, la su questo devo essere onesto, invece non ho risposta, nel senso non conosco quali siano i premi. Aderendo oggi, quindi superato il 31 dicembre, dal principio consumo di solo zero, i terreni, quindi che riacquistano la capacità edificatoria, sono soggetti a IMU o trascorso termine il 31 dicembre non lo sono più ormai, per il 2017? Io ho finito le mie domande e poi vorrei fare il terreno. Grazie. Se non ci sono altre domande, possiamo liberare l'architetto e passare a grazie.
la possibilità di grazie mille. Posso, diciamo, il mio intervento l'ha detto, se posso approfittare ancora di secondi della sua pazienza, state comunque, non lo so, è libero, è già stata molto pazienza. Ringrazio l'architetto per la sua gentile presenza in consiglio. Grazie. Visto che
che il sindaco è stato così cortese e gentile da leggere la nota dell'architetto IVA, che rappresenta il gruppo di progettazione che si sta occupando del nostro PSA, voglio continuare, perché a un certo punto si è fermato, probabilmente sta lasciando la parte più interessante, dove l'architetto dice: inoltre, l'attuale situazione di indeterminatezza in relazione all'adesione al principio di consumo solo zero non ci consente di definire con chiarezza le azioni progettuali da sviluppare. Scrive al Comune di Melito: con il suo conforto, in attesa di una maggiore definizione degli indirizzi strategici che vorrete sottoporci, intendiamo sospesi i termini contrattuali in attesa di ulteriori sviluppi procedimentali. In tal senso, trattandosi di una componente dirimente ai fini della prefigurazione del servizio, rimaniamo in attesa di una sua comunicazione in ordine all'esito della procedura di adesione al principio di consumo solo zero dei comuni interessati, nella quale potremo acquisire elementi di certezza ai fini del disegno di piano in ordine al tema del consumo di suolo e della gestione delle previsioni domestiche residui. Lo sviluppo, questo è un invito che fa anche all'amministrazione, lo sviluppo delle successive attività progettuali sarà tanto più efficace quanto la macchina amministrativa e tecnica interna al comune saprà essere efficiente. Confidiamo in una maggiore partecipazione da parte dei comuni interessati per il conseguimento di un esito progettuale di qualità e aderente alle necessità del territorio. Questo scrive il gruppo di progettazione. L'interruzione del termine progettuale significa sostanzialmente due cose: intanto che potrebbero, ecco, non essere più rispettate le scadenze precedentemente previste, quindi ci auguriamo, siamo sicuri che quanto all'impegno assunto dall'architetto invece venga mantenuto, quindi le scadenze vengono rispettate, ma potrebbe anche un aumento dei costi, perché evidentemente se il lavoro che è già previsto in un intervallo di tempo si deve sviluppare in un intervallo di tempo intero, potrebbe, è un'ipotesi, esserci anche un aumento dei costi. E a questo punto, per tornare alla domanda che ho posto all'architetto, per la quale non ho ricevuto risposta, ci assicureremo nei giorni successivi, sarebbe importante capire se la mancata adesione dei termini previsti entro il 31/12/2016 del consumo del suolo zero comporterà un danno erariale per le casse comunali derivante dal mancato incasso dell'IMU su quei terreni. Questo sarebbe, oltre che devastante per le casse comunali, lascerebbe comunque aperta un'ipotesi che per tutti vogliamo scongiurare, cioè che l'adesione non sia avvenuta nei termini proprio per evitare l'applicazione del IMU ai terreni. Ciò che è certo ad oggi, come diceva l'architetto prima, è che non essendoci la proroga da parte della Regione Calabria, proroga che potrà avvenire solo nel caso sia la Regione non facendo questa proroga, non c'è più interessi in merito ed esistono diverse ipotesi in questo senso. Ad oggi noi abbiamo perso le premialità previste dalla legge regionale. Pertanto questa poteva essere un'occasione, e la nostra interrogazione era un'occasione per chiarire i motivi per i quali il Comune di Melito non ha aderito nei termini previsti, facendo perdere al Comune di Melito la premialità, non consentendo l'incasso del tipo nei terreni che da zona impianti sarebbero tornati a essere identificati come edificabili, e invece abbiamo sentito solo scuse campate veramente in aria. Noi avevamo già detto che avremmo, tra l'altro, l'occasione della nostra interrogazione poteva essere gradita da parte della maggioranza, perché chiaramente veramente pochi possono credere alle motivazioni che sono state dette finora, perché ripeto, altri sempre comuni o sono pazzi a deliberare senza avere documenti, o c'è qualcosa che non va nella giustificazione del sindaco. Avrebbe potuto sgombrare il campo da qualsiasi dubbio rispetto alle voci che circolano in paese sulle vere ragioni della mancata di suo soldo. Voci le quali rimangono tali, chiaramente non hanno nessuna validità di prova, ma per le quali probabilmente la migliore e la più accettabile era comunque disdicevole per qualsiasi amministrazione. Concludo dicendo che appunto il nostro voto sarà, francamente già detto, favorevole per l'adesione, seppur tardiva, al suo zero. Grazie.
presente per parte personale. Prego, sono rapidamente. Sì, minuto e mezzo. Ci sono tanti consiglieri di medici e diversi interessi al merito. Merito 12.400 anni circa. Bisogna solo vederli dalla giusta prospettiva, senza alcuna interpretazione soggettiva, guardandoli in maniera oggettiva e infatti, e diciamolo pure, elenchiamo quali sono questi interessi. Poi possiamo fare a gara. Io mi tengo le mie, noi consiglieri del cuore ci teniamo le nostre di qualsiasi vuole, ma io mi limito alle mie, quelle personali, la storia mia personale e della mia famiglia, di cui sono molto orgoglioso, molto più di quanto può pensare chiunque. Ognuno di noi ha una storia personale e familiare. Io devo tutto, l'ho detto, lo rivivo, non mi stancherò, lo dirò fino alla morte, devo tutto ai miei genitori e non mi stancherò mai di ringraziarli. Devo tutto alla mia famiglia, ai miei fratelli, ai miei cognati, ai figli, a mia moglie, ai miei figli, mi fermo a questi, ai miei genitori. Io non c'è sera, quasi tutte le sere vado ai miei genitori, tutte le sere ai miei figli. È un privilegio, li posso guardare felicemente negli occhi, col sorriso, senza avere nulla, perché non troverò mai nulla da rimproverare. Io, consiglieri Minniti, questo è il lavoro che faccio a lei e lo faccio al mondo intero, non dirò mai una menzogna ai miei figli e lo faccio per evitare loro di provare le cose. Questo è il lavoro che faccio a me stesso e che posso continuare fino a che il Signore mi lascia su questa terra. Lo faccio a ognuno di voi, perché non c'è cosa più bella. Poi la politica è un'altra storia. Il personale, ognuno si tenga il suo, e il mio fortunatamente è ben diverso dal suo, consigliere Minniti, e quello della mia famiglia è molto diverso dalla sua. Grazie. Passiamo alla votazione di questo consiglio di riforma. Chi vota a favore? Tratti di strade, quindi oggi strade,
Quindi chiedo questa delibera, c'è poco da dire, che venga votata all'unanimità e che venga data per migliore decisione. Grazie. L'assessore Di Pietro. Possiamo passare alla votazione? La seduta è